L'ho dovuto rifare perché ero troppo assonnato quella mattina. Allora, raga, cosa facciamo io e mia moglie in conseguenza a un terremoto di grande intensità? Diciamo che ci sia una procedura che è stata creata in conseguenza a quello che è successo nel 2011. Adesso si cerca di seguire una procedura standard. E degli uffici di Sendai hanno creato anche dei video dove spiegano varie lingue. E come deve essere svolta questa procedura? Alla base cosa c'è? Alla base c'è di rifornirsi di acqua e generi alimentari in scatola, cioè di utilizzo immediato. Perché quando c'è stato il terremoto c'è stato un blocco dei rifornimenti, ovviamente avete visto un sacco di video, cioè palese, non potevano arrivare nessun rifornimento né di acqua né di cibo. Perciò gli alimentari sono stati svuotati e la gente ha avuto problemi di reperire acqua, nel mangiare, e è stato anche molto faticoso per i centri di accoglienza cercare di rispondere a tutte le esigenze. Ora si è detto: compriamo dell'acqua, compriamo dei generi alimentari in scatola, compriamo torce e batterie. Figurati, c'è anche una batteria particolare che, ad esempio, adesso mi sono messo. C'è quella normale, la batteria, quella che si ricarica normale, quella di emergenza per il telefonino. Ne hanno fatte alcune che vanno proprio a pile, vanno proprio a batterie normali, piccole. E io l'ho comprato che costava 1500 yen. E eventualmente, perché molte volte un telefono può, le linee possono ancora essere usufruibili. Comunque, il telefono può essere un modo per rintracciare tre persone, per comunicare. Cioè, mi sono organizzato con quello. Sono organizzato con un cucinino e un fornellino che di solito si usa dentro casa per cucinare nel soggiorno quando si fa shabu shabu o altri gli hot pot. L'ho fatto vedere anche in altri video e quello funziona con delle bombolette a parte. 3.000 yen, 20, 30 euro mi ho speso, però si ficca in uno zaino. Tecnicamente ci sta proprio anche lo zaino vero e proprio, che si può comprare, c'è tutto il kit di sopravvivenza all'interno già bello e pronto. Uno se lo mette sulla spalla quando se deve abbandonare casa e via. Logicamente viene richiesto di chiudere il gas quando si lascia l'appartamento per evitare fughe e danneggiamenti di tubi eventuali incendi. D'accordo che si parte dal presupposto che la maggior parte delle case in Giappone resistono ai terremoti di un certo intensità. Se siamo vicino al mare, bisogna alzare i tacchi e muoversi in alto, perché raga, quello che è successo vi lascio in descrizione. Primo commento sotto questo video trovate un sacco di video interessanti sul mio canale e più un documentario fatto da una TV americana che ha raccolto tutti i video amatoriali di quel giorno. Non tratta Fukushima, tratta solo l'11 e il 12. Il giorno del terremoto e dello tsunami e il giorno dopo. E vi lascerà, sono 40 minuti, vi lascerà un po' così, perché io me lo sono rivisto poco prima di rifare sto video. E queste sono le cose di base. Poi logicamente bisogna sapere che in base a dove si vive ci stanno dei punti di ritrovo specifici. Sendai si è organizzato in modo di trasformare delle palestre, delle scuole in centri di accoglienza e di primo soccorso. Se il sistema adesso funziona anche in conseguenza di quello che è successo, perché non c'è stata una reazione all'allarme tsunami in tempo da poter mettere in salvo le persone. È stato tutto troppo all'improvviso. Adesso basta un piccolo terremoto anche di 5.6 e scattano le misure di sicurezza. Automaticamente viene bloccato ogni accesso alle zone di mare, vengono fatti. Si reagisce subito adesso. Cioè, noi facciamo così, cioè ci sta il manuale che ti spiega, ma la linea di massima serve quella. Le cose importanti sono la possibilità di poter avere uno zaino con cibo e acqua sufficiente per una settimana. Se si riesce a trasportare un fornello elettrico, male che va. Se non si deve abbandonare casa, si ha la possibilità di poter cucinare. Se il gas non arriva, se non c'è energia elettrica, si può scaldare l'acqua, si possono fare un sacco di cose. Questa è la linea di massima come noi ci siamo organizzati. I primi mesi io qua, mia moglie mi diceva, dobbiamo farlo, io non tanto ci davo peso. Poi man mano mi sono reso conto che è una cosa importante. È una cosa che fanno tutti quanti qua, soprattutto dopo quello che hanno passato. Io oggi, quando c'è stato all'orario, quando c'è stato il momento, la mia collega si è fermata di lavorare, cioè mi ha detto: io ho perso 5 miei amici quel giorno, il tsunami se l'ha portati via.
più di mezza fabbrica non era al lavoro oggi. Io lavoro a Natori. Se volete, mettete su Google Natori, prendete conto cosa è successo. Natori, quella che si vede, che quell'onda di tsunami che si asfalta tutti i campi di grandi, risaie. Una zona là è stata devastata, una parte di Natori, perché siamo vicino all'aeroporto, cioè siamo vicino al mare. È una cosa impressionante. Cioè, molta gente vive in queste zone, perciò non è venuta a lavorare oggi, perché sicuramente c'era qualche calo da commemorare. Tutto quello che può essere di extra, tipo gli appartamenti, gli alloggi emergenza per i senza tetto, cosa che in Italia non sono ancora arrivati. Che tristezza, che vergogna. Io mi lascio il video, andate a vedere, raga, io sono rimasto scioccato di come sono perfetti. Calcolate che il campo che io ho filmato l'hanno smontato a dicembre, cioè tutte le persone che lo occupavano sono tornate, credo, alle loggie, l'hanno completamente smontato. Gli appartamenti erano di uno spettacolo, 5 anni erano perfetti. Cosa d'altro mondo davvero certe volte. Ditemi la vostra, commentate sotto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate. Fate altre domande, perché probabilmente mi si è dimenticato qualcosa. Se avete qualche curiosità, ditelo. Nei video sotto troverete anche come si reagisce in conseguenza all'evacuazione in caso di terremoto. La scuola che frequentavo ne ha fatti due, io in mia presenza ne ha fatti due. Qua a Sendai, periodicamente, tutti gli edifici devono fare l'evacuazione, tutti quanti, non se ne salva nessuno. Le simulazioni anche in caso di ferite, tutto quanto. Ma l'ho dovuto rifare perché ero un po' assonnato, si capiva poco. Spero che sono stato chiaro. Spero che l'argomento vi interessa anche a capire come la viviamo noi qua, come reagiamo noi qua. Io ho visitato un sacco di zone colpite dallo tsunami, alcune sono state cancellate, cioè in Shinomaki sono morte circa 3.000 persone, cioè hanno ricostruito dove era ricostruibile, poi logicamente anche non ricostruisci dove non c'è nessuno più. È stato tosto qua, è stato tosto, però se il Giappone si rialza, hanno questa forza d'animo, speriamo adesso che Fukushima non ci rilasci sorprese, ma chi lo sa. C'è un mistero nonno alla centrale nucleare. Adesso il governo sta spingendo per la bonifica, sta spingendo per la restituzione dei territori. Ma la gente ha paura, non si fida. Dice, come cavolo mi dai qualcosa adesso? Come, che ne so, io sono sicuro che realmente non ci siano radiazioni qua. In alcune parti all'interno, fuori della centrale, le radiazioni sono veramente basse, in alcune altre punti sono più alte. Vedremo, vedremo. La radiazione l'ho spiegato anche in un altro video. Non è una cosa che ti uccide subito, a meno che sei davanti proprio a dentro dove c'è la fusione, dove c'è la reazione, allora là muori subito, muori in giro di poco. Ma col tempo le assorbi e queste possono provocare delle malattie, dei danni al fisico. La radiazione non ti flasha subito all'istante, perciò. Ma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, raga. Un bacio, un abbraccio, lo ricarico subito questo video. Per questo sabato, raga. Un bacio. Grazie per essere su questo canale, grazie per aver visto il video. Ti consiglio di guardare le playlist e altri video che ti suggerisco, di parlare con gli amici, di condividere, di iscriverti se non l'hai già fatto. Porto video al Giappone tutti i giorni e cerco di condividere la mia esperienza qua in Giappone con tutti quanti, perché sapere è di tutti e non solo di pochi. Un bacio dal Giappone.